mio primo incontro con Maurizio è molto strano. La mia amica del cuore, al momento, mi ha detto: guarda, tu devi trascinare alla mia festa Maurizio Gucci. E gli ho detto: ma chi è Maurizio Gucci? Arrivo su al primo piano, arriva lui. Come faccio io a parlarti? E ho detto: avremo tempo. Però io avevo già capito che lui mirava a me. Dopo abbiamo deciso di andare giù al night. Io ero con un altro con la sua Porsche. Lui invece viene con una macchinetta più piccola e io già lo inquadro: questo qui è uno sfigato. Oltre dalla mia bellezza, Maurizio è rimasto colpito da tutto l'insieme. Comunque era un bel fiore. Aveva questo dentino qua, questo dente, che era rotto. Infatti quando l'ho avuto in mano io, la prima cosa che gli ho fatto fare era rimettere questo dente a posto. Ho cercato di vedere Maurizio due volte per dirgli che lui stava mandando la Gucci in malora. Lui mi ha detto: ma no, ma tu cosa vuoi fare, eccetera, stai tranquilla. Invece io sapevo che la Gucci era in malora. Il mio disappunto mi ha portato che l'ho buttato fuori di casa. E devo dire che mi ha molto stupito che lui avesse già le valigie pronte. Maurizio non mi ha mai chiesto il divorzio e io ero anche tranquilla. Poi improvvisamente entra in ballo questa Paola Franchi e lui mi chiede il divorzio. Quindi io non sono più legittimata a portare il nome Gucci. Però io lo continuo a portare. Io ero incazzata con Maurizio perché sapevo già che da persona debole come lui era, se non era seguita dal pugno di ferro mio, sarebbe stato un uomo perduto. E infatti così è stato. Io andavo in giro a chiedere al salumaio, eccetera, così, ma c'è qualcuno di voi che ha il coraggio di ammazzare mio marito o no? Io ho un difetto, non riesco a mirare giuste e quindi non me lo potevo fare da sola. Avrei dovuto trovare questa squadra Bassotti che me l'hanno fatto. Non sapevo che loro, la banda Bassotti, io li chiamo, avevano contattato questa persona per chiedere di uccidere Maurizio. Lei aveva parlato con me. E se io facessi ammazzare tuo marito, io gli avevo detto: guarda, quando vuoi. A un dato momento sento questo qui che mi bussa alla porta. E allora io esco con tutti i miei cosini così, tipo così, e mutandine, e dico: ma cos'è, un'invasione? No, signora, noi siamo qui per arrestarla. Arrestare me. Io non pensavo che mi avrebbero beccato.